Salve, un utente mi ha scritto chiedendomi come funziona la casella di controllo sì e no, in quanto ho avuto problemi per creare un codice di controllo appunto in VBA. Ne abbiamo viste molte volte questi tipi di controlli e possiamo inserire come campo, adesso qui andiamo a vedere struttura, vedete abbiamo l'ID, il nominativo, eppure poi se è tesserato o no, quindi abbiamo inserito, vedete sì o no. Se andiamo a vedere in foglio dati, possiamo abilitare e disabilitare questa casella dicendo appunto che rossi è tesserato e verdi è tesserato. Questo è naturalmente un semplice esempio, ma possiamo avere ad esempio se la fattura è stata pagata o meno. E entrando nella maschera noi possiamo attivare, anche qui sentiamo dunque struttura, anzi la chiudiamo, ho creato la maschera su questi dati. Noi possiamo entrare qui nella maschera e poi mano a mano ogni nominativo selezionare manualmente se è tesserato o no. E guardate questa casella fa riferimento al nostro controllo. Se noi la abilitiamo, cioè inseriamo la spunta, vedete il controllo assume meno 1, se invece lo togliamo diventa 0. Quindi anche qui ho creato due pulsanti per vedere bene, vedete sì e no, quindi meno 1 e 0. Andiamo a vedere la struttura, andiamo a vedere qui il nostro pulsante, evento su click, e in effetti guardate, pagata, quella è la casella naturalmente che ho denominato pagata, di controllo, quella che abbiamo visto sì e no, è uguale a meno 1 se clicchiamo su quel pulsante. Invece nell'altro pulsante pagata sarà uguale a 0. E dove sta la cosa che l'utente non riusciva a fare? È che, adesso vi faccio vedere, dunque andiamo sempre alla nostra maschera, se abbiamo la nostra query, creiamo una query sempre con questi dati qua, questa è la nostra query, andiamo in struttura, guardate, funziona con falso e vero. Se invece noi inseriamo invece di falso inseriamo meno 1, che è il nostro dato che abbiamo visto prima, clicchiamo, vedete, viene vero, cioè viene trasformato in automaticamente in vero. Se inseriamo 0 come doveva essere, sarà falso. Infatti qui avremo solamente in questa query, foglio dati, solamente i dati che non sono stati selezionati, quindi non sono tesserati. Se andiamo a fare la nostra prova invece, in struttura, con vero, mettiamo vero, ecco qua, andiamo a vedere, abbiamo solo verdi che è tesserato. Quindi in questo caso nella query funziona con vero e falso. Cosa invece che non possiamo fare è nel nostro codice VBA. Infatti non possiamo mettere vero o falso perché non funziona, di questo l'errore che faceva l'utente. Quindi ricordate che bisogna inserire o il dato meno 1 oppure 0. Semplicissimo, e quindi credo aver detto tutto e ci vediamo. Arrivederci.